Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di come migliorare il wifi in casa. Bene, perché una delle domande che mi vengono rivolte più spesso è: Francesco, ma come faccio a migliorare il mio wifi? E già qua noto che c'è un piccolo problema per quanto concerne proprio la terminologia, perché per molti il wifi non è il wifi. E mi spiego. Perché la connessione è appunto la connettività che arriva nella borchia di casa, sia essa borchia ottica oppure in rame, e il router che è collegato appunto alla borchia ottica ha il compito poi di emanare il wifi, di poterlo farlo espandere, di fare in modo che tutta la casa o quasi venga coperta dal segnale wifi. Chiariamo un concetto base. Se l'operatore alla borchia vi sta dando per esempio 200 megabit, per tutti i motivi tecnici di questo mondo che adesso esulano da questo video, col wifi non riuscirete mai a distribuire in casa più di 200 megabit, anzi la norma è che ne riuscirete a distribuire molti di meno, e più vi allontanate dal router e più ostacoli ci sono, e più quella banda sarà via via degradata, ridotta o meglio attenuata. Quindi la prima cosa di cui bisogna parlare è il posizionamento del router all'interno della conformazione della casa, già perché le case possono essere diverse l'uno dall'altro, possono essere piccole, grandi, su più superfici oppure lunghe, insomma possono avere determinate forme che impediscono al segnale wifi di potersi espandere regolarmente. Sarebbe opportuno posizionare il router, diciamo così, al centro della casa, ma non sempre è possibile, anche perché le borchie di solito arrivano tendenzialmente vicino alla porta d'ingresso di casa, e quindi di conseguenza diciamo così che tutta quanta la parte che si trova al di là della porta di casa potrebbe avere problemi nella copertura del wifi. Su questo non c'è molto di cui discutere, anche perché di base quella è la prima borchia, lì va attaccato il router e quindi non si può fare assolutamente. Per tutti quanti gli altri casi abbiamo delle tecniche da adottare. La prima tecnica da adottare consiste nel sostituire il router, che è una delle cose più rognose che ci possono esistere, già perché all'interno del router innanzitutto c'è la configurazione VoIP di regola dell'operatore, e di conseguenza nasce subito il problema di dover riportare il VoIP anche nel nostro router. Però se non avete neanche il VoIP, se non vi interessa nulla, oppure se riuscite a fare tranquillamente la sostituzione del router, dovreste assicurarvi di prendere un router potente. Se lo volete sostituire, io vi consiglio la linea AVM. Con AVM non ci sono problemi, io casco sempre in piedi, perché riesco sempre a farvi capire che sono i prodotti migliori che esistono sul mercato, e questo video non è sponsorizzato da loro. Nessun brand presente su questo tavolo ha sponsorizzato questo video, nemmeno NordVPN, di cui parlerò a breve. Però questo video è sponsorizzato da un software, vi consiglio di guardarlo, il video dura 3 minuti e mezzo, è un programma gratuito. Vi consiglio di scaricarlo e di dare a lui la possibilità di risolvere i vostri problemi. Funziona sia per Windows sia per Mac, ma anche su iOS e Android. PDF, Portable Document Format, croce e delizia. Delizia perché ci ha permesso di poter visualizzare tutti quanti i file in tutti i dispositivi che noi abbiamo. I PDF possono essere visti dappertutto, ma hanno un grosso problema: possono essere visti, raramente possono essere modificati. Per poter modificare i PDF ho scoperto l'esistenza di questo bellissimo programma che si chiama A Unique Productive Delightful Free PDF Editor, e il fatto che possa essere free già ha incominciato un attimino a incuriosirmi. Quindi mi arriva un modulo e io tranquillamente posso modificarlo gratuitamente. Dopo essersi registrati compare subito, immediatamente, questo bellissimo programma. Ho la possibilità chiaramente di poter aprire immediatamente questo che è UPDF, posso avere la possibilità di importarlo immediatamente e di poterlo modificare con o senza registrazione. Ve lo faccio vedere. Guardate, annullo tutto quanto questo e diciamo che io possa voler scrivere all'interno del form praticamente quello che io voglio, in questo caso non un commento ma una modifica sostanziale. La modifica mi permette di aggiungere un testo o aggiungere un'immagine, e voglio aggiungere un testo, mi seleziono il colore, di default è quello nero, ma potrei mettere un colore qualsiasi, seleziono il font, seleziono la grandezza, e in questo caso guardate, ho la possibilità già di scrivere direttamente Renzo Francesco.
Successivamente, per poter effettuare delle modifiche, basta semplicemente, guardate, spostare tutto quanto il campo di testo e poterlo spostare veramente a mio piacimento e poterlo duplicare e poterlo quindi copiare o incollare. Ma non solo, posso aggiungere qui all'interno anche delle immagini. Pensate a una filigrana, pensate a un timbro, pensate anche a un'immagine che avete scansionato e che volete aggiungere immediatamente. Basta farlo semplicemente, aggiungi immagine, selezionare l'immagine, io ho inserito una mia piccola foto e posso avere la possibilità già di inserirlo con tutti gli strumenti di cattura. Guardate, seleziono il punto, ne metto una a casaccio in cui inserire la fotografia e ho subito la possibilità di modificarla, ridimensionarla, strecciarla oppure chiaramente mantenere le proprie forme e posso addirittura, guardate, ruotarla, tagliarla, salvarla o addirittura, faccio a nulla, sostituirla. Addirittura è possibile anche inserire una serie di funzionalità utili, perché io posso voler stampare, selezionare le pagine pari, le pagine dispari, fare in modo che compaiano le pagine verticali, orizzontali, posso insomma selezionare e lavorare su tutta una serie di documenti. Qui ho la possibilità di mettere la rotazione anche della pagina, di poterla inserire una, di poter sostituire la pagina, di poterla addirittura estrarle, che chiaramente posso farlo soltanto nel momento in cui mi registro sempre gratuitamente a questo bellissimo programma. Io vi consiglio di registrarvi, ma non solo, posso anche in un'ottica di collaborazione inserire dei commenti e questi commenti andrebbero inseriti direttamente qua dentro. Posso anche evidenziare, guardate che cosa bellissima, basterebbe semplicemente fare così e avere la possibilità di evidenziare, ma posso anche inserire dei veri e propri commenti al fine di avere dei PDF collaborativi. Ragazzi, questo programma UPDF, il link lo trovate giù in descrizione, è veramente portentoso e ve lo raccomando anche perché è multipiattaforma. In questo momento in casa mia c'è un 7530 AX. AX serve per identificare la tipologia del wifi, già, perché il wifi non è sempre tutto quanto uguale. Esistono tre tipologie, ma insomma non ci addentriamo tanto, anche perché ho fatto tanti video che proprio parlano di questa cosa qua. Diciamo che esiste una frequenza che va a 2,4 GHz, che è simile a quella dei microonde, ma chiaramente molto meno potente. Infatti nessuno mai è morto perché ci ha messo la testa vicino al router. Esistono le frequenze a 5 GHz ed esiste anche il Wi-Fi 6, che comunque è un nuovo standard ed è meglio nel momento in cui noi abbiamo anche periferiche con il Wi-Fi 6, che non è il caso mio per esempio, anzi io ce ne ho ma sono poche. Per questo motivo, se dovete sostituire un router, io vi consiglio di usare la linea Fritzbox. Qui ho il 7583, che è un router che non si vede molto spesso, che io ho recensito, tra l'altro il video è andato anche molto bene, te lo lascio giù in descrizione, insomma nelle schede da qualche parte. È un router eccezionale, ma anche il 7530 AX è perfetto. Non scomodiamo Sua Maestà il 7590, ma che è la Ferrari praticamente dei router, però diciamo che questi router da soli riescono a fare, il 7530 specialmente, un eccellente lavoro. Solo che qual è il problema? Una volta collegato a una borchia, il router emette un segnale wifi e il segnale wifi, diciamo così, e lo dobbiamo immaginare come un'onda che si propaga e che va a sbattere contro gli elementi naturali, che possono essere il muro oppure possono essere anche le porte chiuse. Di conseguenza il wifi potrebbe non arrivare al di là del tutto. Sostituire il router significa semplicemente avere un qualcosa che ti permetta di poter superare gli ostacoli, semplicemente perché la potenza del wifi è maggiore rispetto a quella di un altro router. Per questo motivo da solo lui potrebbe farcela, anche se vi dico su che all'interno dei bagni comunque il wifi arriva in maniera molto 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 blanda. Per questo motivo io ho collegato al mio 7530 AX questa meraviglia, che è un repeater. Che cosa fa? Lui, se c'è un router qua va bene, comincia a espandere il segnale. Se c'è un repeater posto qua invece, cosa succede? Che il segnale viene agganciato da lui e lui prende la potenza del segnale e la butta da un'altra parte. Di conseguenza lui riesce, quella famosa bolla in cui viene emanato il wifi, semplicemente ad espanderla. Quindi questa, se posizionata tra il router e, diciamo così, il bagno, per fare l'esempio di casa mia, ti porta tranquillamente la connettività anche in bagno. E in bagno serve il wifi, fidatevi, serve il wifi in bagno. Se però avessimo una casa particolarmente grande oppure posta su varie superfici, beh, questo potrebbe non essere il prodotto giusto, perché il prodotto giusto potrebbe essere la Powerline. Cos'è la Powerline? Come vedete qui nella scatola è in coppia, significa che uno di questi
questi dispositivi va collegato con un cavo Ethernet ad una delle tante porte che si trovano qua dietro, e un altro dispositivo va collegato a esattamente nel punto in cui noi vogliamo portare il wifi. Quindi pensate per esempio al terzo piano di una casa su tre piani, o al secondo piano oppure nel seminterrato. Cosa molto importante, sia lui e sia loro devono essere collegati tutti e due allo stesso impianto elettrico, allo stesso contatore. E beh, è normale che la powerline non ti porterà mai il segnale anche negli altri piani, perché qua internet viaggia nei cavi elettrici, e questa è l'unica criticità che si trova, cioè l'impianto elettrico. Tutti quanti noi siamo convinti in casa di avere un eccellente impianto elettrico, perché la luce si accende, quindi di conseguenza uno pensa, beh, l'impianto elettrico che ho è decisamente buono. I problemi si hanno nel momento in cui in quei cavi di rame ci devono passare dati, lì si scopre magari di non avere un impianto elettrico adeguato. Attenzione, adeguato non sto dicendo che debba essere vecchio o nuovo, adeguato vuol dire che il lavoro è stato fatto bene o male dall'elettricista. Cambiare il router però è un qualcosa, insomma, di coraggioso, anche perché di solito costa, anche se attenzione, tutto quanto questo costa meno di uno smartphone di fascia media. Se invece avete un operatore che vi ha già fornito il suo router, ma il suo router non vi, diciamo così, soddisfa, e notate che ci sono seri problemi nel wifi, avete la possibilità di optare per un router in cascata. È un'operazione molto facile, l'ho fatta vedere in parecchi miei video, si possono collegare altri Fritzbox, però ragazzi io vi consiglio di utilizzare dei router, diciamo così, fatti proprio apposta per poter assolvere a questo compito. Per esempio il GL Inet, che ho realizzato anche un video, te lo lascio in descrizione, questo è il router di casa mia. Sì, già, io al Fritzbox collego questo per tutta una serie di motivi che riguardano principalmente la sicurezza, perché all'interno di esso è facilissimo installare direttamente NordVPN, che non è lo sponsor di questo video, che però è la mia, diciamo così, VPN da circa 3 anni a questa parte. Mi trovo molto bene, si può installare molto facilmente, ho fatto un video anche, anzi vattelo a guardare così riuscirai a capire come si installa con lo smartphone senza nessun tipo di problema. Anzi, ti lascio anche un codice sconto che mi lasciarono all'epoca, credo che sia ancora valido, e che con questo riuscite tranquillamente ad assolvere i vostri problemi. Come si fa? Beh, semplicemente si collega col cavo Ethernet, preferibilmente il router all'altro router, e lui ha già la connettività, quindi praticamente ci si collega direttamente a quel wifi. Quindi facendo in questa maniera, se avete problemi con il router del vostro operatore, beh, avrete la possibilità di poter utilizzare lui e di ignorare il wifi emesso proprio da quel router. Lui per esempio è un bellissimo modem router, è un D-Link, un 5590, un DVA5592, però ha un problema: nel momento in cui data una rete unica, uno strumento che può essere uno smartphone sta vicino, si collega benissimo alla 5 GHz, se sta lontano si connette benissimo alla wifi 2,4 GHz, però se switcha da una rete all'altra si blocca il wifi, perché non riesce a gestire bene quello che viene chiamato il band steering, cioè proprio la scelta da parte di un device di una rete, di una frequenza piuttosto che un'altra, che in realtà non la sceglie lui, ma è lui che gliela affida in base proprio al modo, alla distanza, al segnale wifi che preferibilmente dovrebbe adottare un dispositivo. Quest'altro invece è un bel router, ho fatto anche dei video a tal proposito, perché davvero ha un macello e mezzo di opzioni, però ho notato che ha problemi di compatibilità, perché parecchi dispositivi, specialmente vecchi, non riescono ad agganciarsi alla 2,4, per esempio le lampadine wifi o cose di questo genere non ci riescono proprio. Di conseguenza io propongo, quando si hanno dispositivi come questi che non ti soddisfano, o il cambio del router, però poi la potenza rimane sempre circoscritta alla vicinanza della borchia, oppure direttamente un router come questo e vivete sogni tranquilli. Bene ragazzi, possiamo trarre le conclusioni. Avere un solo router in casa, sì, può essere una cosa buona e giusta, dipende anche dall'uso che ve ne fate, però averne qualcuno in più può sicuramente aiutare il wifi ad essere meglio distribuito in casa. Per quanto concerne le opzioni, vi ho fatto vedere un ripetitore, vi ho fatto vedere una powerline, vi ho fatto vedere un router dedicato in cascata. Di conseguenza potreste scegliere qualsiasi opzione che voi vogliate a seconda delle necessità che avete. Come al solito, se questo video ti è piaciuto fammelo sapere con un like. Da Francesco Lenz è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!